Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi un piatto unico, semplice, veloce e soprattutto molto economico. Sarà un vero e proprio salvascena per tutta la famiglia, a base di riso, uova e pomodori. Ho messo a bollire l'acqua, la salo leggermente e aggiungo 300 g di riso. E lo faccio lessare il tempo indicato. Affetto due pomodori rossi di quelli a grappolo. Fette spesse circa un centimetro. E mi sposto i fornelli. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio e lascio scaldare l'olio. L'olio è caldo, aggiungo i pomodori. Un pizzico di sale e un po' d'origano. Li giro. I pomodori hanno cotto in totale circa 10 minuti. Li spengo e delicatamente li metto in un piatto. Questo è il riso che ho lessato, lo tengo un attimo da parte. In una ciotola rompo 3 uova. Le condisco con sale, pepe, un po' di origano e le lavoro con una forchetta. Verso poi le uova sul riso. E mescolo. Ho rimesso sul fuoco la padella in cui avevo cotto i pomodori. Aggiungo appena un filo d'olio, un altro po' di origano, e lascio scaldare anche quest'olio. L'olio è caldo, metto in padella la metà del riso. E lo distribuisco bene. Sul riso metto i pomodori qualche fettina di mozzarella che ho affettato e infine ricopro col restante riso. E lo faccio cuocere per circa 5 minuti. Ora, aiutandoci con un coperchio, giriamo la frittata di riso e la rimettiamo in padella. Altri 5 minuti anche sull'altro lato. Sono passati 5 minuti, sicuramente è dorata anche sull'altro lato. Possiamo spegnere e toglierla. Ho capovolto la frittata di riso su un piatto . Decoro con qualche pomodorino, con un po' di basilico e il nostro piatto unico per la cena è pronto. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani. Accogliamo, croccante fuori e filante dentro.